Buongiorno a tutti, gente varia ed eventuale. Oggi stavo seriamente pensando di portarvi un gente di un certo livello, ma poi mi sono detto: settimana scorsa ho trovato 5 poliziotti di un'ignoranza veramente sconfinata. E se già loro, che rispettano la legge, sono riusciti ad arrivare a risultati di tutto rispetto, cosa potrebbe fare chi la legge la infrange per lavoro? La risposta? L'uomo che rubò l'unica cosa che è meglio non rubare. Immaginate di scrivere una lista di cose da rubare. Ora andate sul fondo, molto sul fondo, e sono sicuro che vicino alle mutande di Vittorio Sgarbi trovereste i low jack. Cosa sono i low jack? Beh, sono particolari dispositivi che lavorano in radiofrequenza e sono usati per lo più come antifurti per le auto. Grazie alla loro tecnologia permettono di ritrovare un veicolo rubato anche se questo si trova in un parcheggio sotterraneo, in un container, in un garage o è schermato da jammer. E per questo motivo è l'unica azienda sul mercato che offre una garanzia di recupero. Quindi capite perché rubare un low jack non è esattamente una mossa da campione di scacchi. La cosa che non vi ho detto è che sono talmente sicuri che vengono usati anche per produrre dispositivi di localizzazione per gli arresti domiciliari. Funzionano con un braccialetto o una cavigliera che invia un segnale a un apparecchio ricevente, che è appunto il low jack, che a sua volta comunica costantemente con la polizia. Rubarne uno sarebbe una delle cose più stupide che si possano fare. E beh, qualcuno l'ha fatto. Un quarantenne del Wisconsin si è intrufolato in casa di una donna, le ha tagliato un braccio e... nah, ha rubato direttamente il ricevente che lei aveva in casa. Non si sa se lo fece perché era un cleptomane che passando di lì ha pensato: quello, non so cosa sia, ma deve essere mio. O perché in caso lo rapissero gli alieni poteva essere rintracciato ovunque. Quello che è certo sono le risate che si facevano i poliziotti mentre inseguivano un uomo in fuga con un dispositivo di localizzazione sotto braccio. Il ladro che avrebbe fatto più soldi lavorando in un call center. Alcune persone sono così fortunate che potreste pensare che caghino quadrifogli e ferri di cavallo. Altre sono tutto l'opposto. Sto parlando ad esempio di quelli che trovano un lavoro e si rompono entrambe le gambe il giorno prima di iniziare. E poi ci sono persone come John Fletcher, un uomo che ha passato in prigione 23 dei suoi ultimi 24 anni come risultato di più di 100 furti, per un bottino totale di circa 150 dollari. Tutto questo fino all'ultimo colpo di Fletcher. Solo 6 giorni dopo essere stato liberato per l'ultima volta di prigione, razzia 3 scuole, rubando fino a portarsi a casa 3,60 dollari. Penso che se vado a guardare trovo più soldi incastrati nel mio divano. Ad ogni modo, il giudice provò compassione per uno dei criminali più sfigati della storia. Gli concesse la libertà vigilata e gli trovò un lavoro come sarto, una delle tante abilità che aveva imparato durante i suoi lunghi anni in prigione. L'uomo che decise di cambiare la sua situazione economica usando una mazza da baseball. Il mondo è crudele, signori, e la gente cattiva. Ma quando vi daranno addosso, vi derideranno e vi faranno sentire dei veri idioti, ricordatevi che non sarete mai stupidi come Derrick Mosley, un uomo a cui servivano un po' di soldi, anche se in realtà l'unica cosa di cui aveva bisogno era un po' di cervello in più. Così Derrick decise di prendere la sua mazza da baseball, metterla sotto il cappotto e uscire nel mondo crudele in cerca di un po' di fortuna. Avrebbe fatto carriera come giocatore, migliorato il suo swing. Ovviamente no, avrebbe rapinato un negozio di armi, per essere preciso. Ora immaginate, entra nel negozio, tira fuori la mazza e spacca una vetrina per far capire che non sta scherzando. E si trova un uomo grande, grosso e molto incazzato che gli punta un pompazza in faccia, che dopo averlo fatto piangere per un po', gli fa pulire tutto quello che ha rotto e lo fa inginocchiare in un angolino come un bambino in castigo mentre aspetta la polizia. L'uomo che voleva essere come Nicolas Cage anche se non gli assomigliava per niente.
Avete mai visto il film Il Prescelto con Nicolas Cage? Non è malvagio, ci sono anche un paio di scene in cui riesce a cambiare espressione. In particolare ce n'è una bellissima in cui si infila dentro una pelle d'orso per partecipare a una specie di processione. E un certo Clyde Gardner, che ha sempre sognato di essere Nicolas Cage, pensò che dentro una pelle d'orso tutti lo avrebbero scambiato per il suo idolo. E poi, già che c'era, avrebbe ucciso la sua ragazza. Sì, perché vi ricordo che è sempre di criminali stiamo parlando. Il suo piano era molto semplice: 1. Trovare un orso. 2. Uccidere l'orso, magari facendolo morire dal ridere raccontandogli il suo geniale piano. 3. Scuoiarlo ed infilarsi dentro la sua pelle. 4. Nascondersi fuori dalla casa della sua ragazza, aspettare che lei uscisse ed aggredirla a morte usando denti e artigli dell'orso. Era semplicemente geniale. Tutti avrebbero dato la colpa a un animale impazzito e lui l'avrebbe fatta franca. Cosa successe? Che Clyde era pigro. E invece di partire col suo magnifico piano, chiese a un amico se poteva uccidergli la ragazza. L'amico corse subito a dirlo alla polizia. E Clyde passò i successivi 15 anni in prigione. L'uomo che pagò un riscatto per riavere indietro la sua merce. Vi sarà capitato qualche volta di sentire che la polizia, per catturare criminali, usa tecniche così stupide che alla fine risultano geniali. Una delle più famose per riprendere persone che hanno violato la libertà vigilata e dire loro: "Congratulazioni, ha vinto una barca, venga a ritirarla alla stazione di polizia". Vi sorprendereste del numero di idioti che ci è cascato. E se vi capita, sappiate che è un tranello. Ma se pensate che questo è quanto di più sfacciato la polizia possa permettersi, beh, perché non avete mai avuto a che fare con gli agenti di Marathon in Florida, che un bel giorno trovarono una miriade di piantine di erba e nessun sospettato. Così decisero di sequestrare tutto e lasciare sul posto solo una nota, o meglio, un riscatto. Sul foglio fondamentalmente c'era scritto: "Se vuoi rivedere le tue piantine, chiama questo numero". E Steve Locasio chiamò. Posso solo immaginare le risate alla stazione quando il povero Steve in viva voce cercava di contrattare per un buon prezzo. E pensare che avevano lasciato quel biglietto solo come scherzo. Alla fine si accordò per $200, che consegnò direttamente nelle mani di un agente in borghese poco prima di venire arrestato, appena fuori dalla stazione di polizia.